Questo è l'articolo, ragazzi, scritto da Simone Eterno, giornalista di Eurosport. Si intitola proprio Juventus, il problema è Massimiliano Allegri. Non è una domanda, non è una riflessione, è un'affermazione. E dice: Serie A, nuovo anno, vecchi problemi, il tecnico della Juventus si è già affidato al caro motto del calcio semplice. La realtà, però, ci racconta qualcos'altro. E dato che è un articolo che ho letto e che comunque mi avete chiesto di commentare nei vari commenti che avete lasciato anche su YouTube, ho deciso di ragionarci insieme in live per poi portare il contenuto sul canale in un secondo momento. Grazie mille ad Andrea per la sub. Iniziamo a leggere l'articolo. Tiro la monetina. Se esce gatto, gioca gatti. Se esce cane, gioca rugani. Il calcio è semplice, bisogna passarla a quelli con la stessa maglia. Gli infortuni? Se succede un infortunio muscolare alla Juve, sembra il giochino delle carte. Ci avete mai giocato da piccolini? Si costruiva il castello, poi si sfilava una carta e cadeva tutto. E poi ancora, non mi diverto durante la settimana. A me piace la partita. Oppure, mi viene da ridere quando sento parlare di numeri, ai ragazzi bisogna insegnare a non correre all'indietro. Il repertorio di Massimiliano Allegri è già ampissimo per essere solo la seconda di campionato. Il tecnico della Juventus, infatti, pare già essersi affidato allo schema di sempre, quello che tanto piace a un determinato tipo di pubblico di stampa. La battuta. Ok, io inizio ad analizzare questo primo paragrafo, perché credo di aver già dato la mia opinione nel post partita e anche nelle pagelle, e cioè certe cose, quando vinci, le puoi dire, non ci sono problemi. Le pensi così, benissimo, fai le battute, non c'è problema. In un post partita però, in cui fai una brutta figura, perché quella di ieri è stata oggettivamente una brutta figura contro la Sampdoria, e non c'è stato veramente nulla e ci sono grandi responsabilità da parte dell'allenatore, mi piacerebbe semplicemente che Allegri citasse se stesso, vedere Allegri che cita se stesso, e cioè quando non si vince si sta zitti e si lavora. Questo credo che sia il mantra principale da seguire. Poi che alcune frasi siano state dette prima della partita di ieri, ok, è assolutamente vero, però ragazzi ragioniamo sempre sul fatto che la battuta ci può stare a patto che le cose vadano bene. Non è questa la cosa che mi dà fastidio. La cosa che mi dà fastidio è che poi in certi momenti non si apprenda da quelli che sono gli errori veri, assoluti e che si vedono all'interno della partita. Quindi che Massimiliano Allegri abbia detto determinate cose prima della partita, sinceramente non mi interessa, in conferenza stampa può fare le battute. Se poi in campo succede che la Juve vince e si ottengono risultati e ce la si fa ad ottenere dei risultati. Se no semplicemente si sta zitti e si lavora sul campo. Ringrazio altre sub come quella di Andrea e a quanto pare quella di Marchino. Ciao Marchino, non è arrivata la notifica ma ti ringrazio lo stesso. Andiamo avanti. E in quest'ottica di superficialità dell'approccio, di filosofia di calcio, che nascono però i problemi della Juventus, che sono poi gli stessi di sempre della gestione Allegri. Gli stessi che in fondo, nonostante 5 scudetti consecutivi e 2 cammini europei che avevano portato la Juventus fino alla finale di Champions, gli erano costati il posto già 3 anni fa. L'assenza di gioco. Allora, io credo che in questa frase ci sia sia una grande verità che una grande bugia, perché 3 anni fa ad Allegri non è costato il posto l'assenza di gioco, non è assolutamente vero. Era chiudere i 5 anni precedenti di Allegri sotto il discorso esonero uguale assenza di gioco e soprattutto paragonare i 5 anni che sono stati fatti all'ultimo disputato e a quello appena iniziato sarebbe un grave errore. Intanto perché sono passati dal 2014 che Allegri ha iniziato a allenare la Juventus ad oggi 8 anni. E 8 anni nel calcio, ragazzi, sono un'era geologica, letteralmente si parla di 2 edizioni dei mondiali. Il calcio evolve di anno in anno, figuriamoci da 8 anni fa ad oggi. Seconda battuta perché sono squadre diverse. Terza battuta perché lo stesso Allegri è diverso, ok? E se in 8 anni poi non riesci a mantenere il passo con i tempi, vieni per forza di cosa superato da altri.
Ma banalmente questa cosa si può utilizzare sia a favore sia contro Allegri, perché Allegri non può ragionare allora dicendo: se ho fatto determinate cose 8 anni fa e sono andate bene, le posso riproporre oggi e andranno ancora bene. Proprio perché sono passati 8 anni, proprio perché la squadra che si sta allenando è differente, proprio perché gli avversari che si andavano a fronteggiare erano diversi. Quindi non sempre una cosa che si è fatta 8 anni fa funziona anche oggi, perché sennò tutti gli allenatori del mondo sarebbero ancora in attività. Perché Lippi non allena ancora? Perché Capello non allena ancora? Per quale motivo? Stiamo parlando di allenatori che hanno fatto la storia, di allenatori bravissimi, va bene, sono anziani, hanno una certa età, però allora l'allenatore può veramente rimanere in panchina ad allenare top club e ottenere risultati e vincere trofei fino quasi a quando sono capaci di intendere volere. È giusto aggiornarsi, è giusto mantenersi coerenti con quello che è il calcio di oggi. E l'anno scorso il ritorno di Allegri ci ha dimostrato che Allegri era arrugginito, ok? Il fatto che sia stato esonerato 3 anni fa Allegri non è una stretta correlazione alla mancanza di gioco. 3 anni fa Allegri è stato esonerato perché dopo 5 anni in cui si era vinto e si era fatto bene, si era provato all in Cristiano Ronaldo per provare a vincere anche fuori dall'Italia e non ci sei riuscito. Non ci sei riusciti. È stato impossibile. E quindi si è detto: bene, se così non ce l'abbiamo fatta, allora proviamo un'altra maniera. Questo è stato il motivo dell'esonero di Allegri 5 anni fa. E di esonero dobbiamo parlare, perché quello fu un esonero, dato che Allegri aveva un altro anno di contratto. E la Juventus ci ha già dimostrato che non ha problemi a pagare lo stipendio di un allenatore tenendolo fermo. È successo con Allegri, è successo con Sarri, è successo con Pirlo, e magari potrebbe succedere nuovamente con Allegri. Andiamo avanti e poi vi dico altre cose. Ringrazio Stego Sandro e Daniele per la sub. Poi ragazzi passiamo alla discussione vera e propria, prima affronto tutto l'articolo. Questo voler sminuire i problemi, questa sorta di derisione a chi prova ad avere un approccio più scientifico alla disciplina, a chi si affida alla tecnologia per analizzare movimenti e numeri, a chi ossessivamente parla di pattern, di schemi da memorizzare in funzione di poter credere di poter creare situazioni pericolose come se fosse un fesso. Il calcio degli ultimi anni invece, soprattutto il calcio di coloro che hanno vinto, specialmente all'estero in Europa, ha dimostrato di essere materia terribilmente complicata. Disciplina in cui spazio per il qualunquismo ce n'è ben poco. Io sono davvero convinto che il calcio sia uno sport semplice. Io sono d'accordo quando Allegri dice che il calcio è uno sport semplice, perché effettivamente è molto semplice il calcio. Sono 11 giocatori che devono passarsi il pallone, ma allo stesso tempo è terribilmente difficile, perché il calcio come concetto è semplice. È una semplicità banale, 11 persone contro altre 11 che inseguono il pallone e devono infilarla nella porta degli avversari, prendere meno gol possibile e segnarne quanti più possibile. Semplicità disarmante. Ma all'interno di questo semplicismo c'è una difficoltà incredibile e ci sono 1.000 milioni di filosofie. Ce ne sono tantissime e non si vince con una, non si vince con due, si può vincere in tutti i modi. E questo Allegri lo sa. Perché ha vinto senza mai esprimere la qualità di gioco che magari si vedeva nel Barcellona di Guardiola. Ma nemmeno questo è quello che chiedo ad Allegri. Perché so benissimo chi è Massimiliano Allegri, so benissimo cosa è in grado di dare Massimiliano Allegri, so benissimo che cosa voglio da Massimiliano Allegri. Lo so, per certo. Però è vero, questo voler sminuire quegli altri a me stanca, perché lo puoi fare in una condizione favorevole. Lo puoi fare quando la tua idea, messa in atto, messa in pratica, tradotta sul campo di gioco, ti sta dando un certo risultato favorevole. Sta accadendo questo alla Juventus? No, perché l'anno scorso si è fatto male e quest'anno non si sta facendo bene, almeno non si è partiti col piede giusto che mi aspettavo, perché in tanti hanno già detto: io mi aspettavo una sconfitta, una non vittoria contro la Sampdoria e quindi l'ho messa in preventivo. Ci può stare, ognuno ha la sua lettura. La mia lettura è semplicissima, ancora più semplice del calcio. Quest'anno non puoi più ricorrere, imbatterti negli errori dell'anno scorso. Perché, ribadisco, Allegri è già stato esonerato in passato. Non per il non gioco,
Non è vero. È stato esonerato per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati. E se 3 anni fa, quando è stato esonerato, l'obiettivo era far bene in Europa con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, l'obiettivo oggi è far bene in Italia. Sono obiettivi. E la Juventus l'ha già fatto vedere. Non ha problemi a salutare gli allenatori. L'ha fatto con Allegri dopo 5 anni, l'ha fatto con Sarri dopo 1 anno, l'ha fatto con Pirlo dopo 1 anno, non l'ha fatto con Allegri l'anno scorso, quando sulla carta, seguendo una linea logica, era necessario l'esonero, perché era esattamente sulla stessa falsa riga di Pirlo l'anno prima. Uguale, preciso, identico. Perché non è stato esonerato Massimiliano Allegri? E io concordo sul fatto che sia stato giusto dargli un secondo anno. Per 2 motivi principalmente. Uno, per rispetto e legato al contratto che gli è stato fatto. Per rispetto nella figura di Allegri, che era già stato esonerato 3 anni prima, e per le vittorie che ha portato, ma soprattutto per un contratto molto lungo e oneroso che la Juventus gli ha sottoposto per 4 anni. Quindi non potevano esonerarlo subito. Sarebbe stato un danno incredibile anche per la Juventus stessa, per la dirigenza della Juventus stessa, che ha messo Allegri in quella posizione di forza contrattuale nei confronti della Juve. Ma soprattutto perché la controtendenza rispetto agli anni precedenti, dove si voleva cambiare subito non dando fiducia nelle scelte che si sono fatte. Quest'anno si è scelto di supportare Massimiliano Allegri, di dare forza alla scelta Massimiliano Allegri, che era stata fatta soltanto 12 mesi prima. E io concordo, credo che sia giustissimo prendere una decisione e non annullarla sempre di anno in anno. Però adesso la palla dalla dirigenza di Juventus, che ha confermato Massimiliano Allegri, passa proprio a Massimiliano Allegri, che quegli obiettivi li deve raggiungere e non può più nascondersi dietro i 5 anni che aveva fatto bene, perché quei 5 anni lì gli hanno dato una condizione di fiducia da parte della società che gli ha permesso di iniziare anche questa stagione che diversamente non avrebbe potuto iniziare. Questo è il punto focale. Quindi il rispetto nei confronti di Massimiliano Allegri e la storia di Massimiliano Allegri alla Juventus gli hanno permesso di essere un secondo anno sulla panchina della Juventus, anzi una seconda volta sulla panchina della Juve, perché solitamente uno che viene esonerato poi sulla panchina difficilmente ci torna, in una squadra di alto livello, non una squadra che deve salvarsi e quindi magari manda via l'allenatore e lo riprende a stagione in corso o lo riprende l'anno dopo. Una squadra di alto livello è difficile, a meno che non succeda come nel caso di Zidane, che poi non ci si trovi bene con gli altri allenatori e si voglia tornare indietro. Si fanno delle possibilità, ci sono delle possibilità, e la Juventus questo ha fatto. Ma non è perché Allegri ha fatto nel passato che adesso ci sarà carta bianca, sarà intoccabile, no. No. Il secondo anno di Allegri nasce proprio da questo. E quindi Allegri in questa stagione non ha più diritto all'essere intoccabile perché ha fatto in passato, cosa che non aveva nemmeno l'anno scorso. Eppure gli è stata data. Andiamo avanti. Dall'evoluzione dell'approccio imposto dalla rivoluzione guardioliana, trovateci una squadra di alto vertice che ad oggi non gioca a partire dal portiere, passando per tecnologie che hanno aperto il potenziale della conoscenza a un pubblico mondiale. Basta un account professionale a portali come WeScout, giusto per citarne uno, e così via dicendo. Ci mostrano palesemente una disciplina ben più complicata di quanto ci racconti ogni volta il tecnico della Juventus. Anzi, questo voler ridurre costantemente tutto alla superficialità dell'assunto sulla semplicità del calcio pare ormai palesarsi invece come il male primario di questa squadra, la Juventus, che dopo un anno di gestione è incapace di costruire la benché minima proposta offensiva che non si ritraduca in uno sterile palleggio basso infinito, successivo lancione o cross dentro. Allora, questa è la fotografia perfetta di quello che è accaduto ieri in Sampdoria Juventus. Non c'è stato nulla. Il punto è che ieri non è vero che non c'è stata un'idea, cioè l'idea c'era ed era proprio fare questo. Cioè è diabolico, perché è un errore perseverato e non li puoi più fare. Per quello che dicevo prima, non c'è più spazio, non c'è più margine per gli errori, perché questo secondo anno nasce da una condizione straordinaria in cui la Juventus si è ritrovata nell'extraordinario, nel dover cambiare per 3 anni di fila allenatore. Allora cosa fai? Lo cambi per il quarto e passi per quelli che continuano a cambiare idea di anno in anno? No, allora confermo la mia visione, ho scelto Massimiliano Allegri, voglio dare fiducia a Massimiliano Allegri perché so cosa è stato in grado di fare nel passato Massimiliano Allegri. Ed è per questo che io non sono d'accordo con il titolo di questo articolo. Massimiliano Allegri non è il problema della Juventus, ma non letteralmente, non è il
problema della Juventus, perché la Juventus di problemi ne ha tanti, e Massimiliano Allegri può diventare la soluzione ad uno dei problemi, oppure Massimiliano Allegri può diventare un problema ancora più grosso che può tradursi nel problema più grosso. Ma la Juventus non ha un problema, la Juventus ne ha tanti, e Massimiliano Allegri può essere una soluzione per quello che ha fatto in passato, a patto che faccia un passo indietro rispetto alle sue convinzioni personali, a patto che quello che va a dire alle telecamere, ad Azzone, il calcio è semplice, basta passarlo a quelle con la tua maglia e i giovani non devono correre indietro, che le possa pensare, ma che poi, se sul campo quello che tu hai in testa non viene confermato, devi fare un passo indietro. Devi fare un passo indietro, perché non puoi mettere davanti alla Juventus, al bene della Juventus, all'efficacia della Juventus, alla posizione della Juventus, ai trofei della Juventus, un'opinione personale. Perché sarebbe deleterio. Perché nel momento in cui sei l'allenatore della Juventus, hai delle responsabilità sull'andamento della Juventus, che non sono colpe, ma sono responsabilità. E se le cose vanno bene, la tua responsabilità è stata quella di far trionfare la Juventus, ma se le cose vanno male, la tua responsabilità è stata quella di non essere in grado di mettere a posto la Juventus. E dato che Allegri è uno degli allenatori più pagati in Serie A, questa responsabilità la deve tradurre in prestazioni sul campo, che non significa per forza giocare bene in maniera fantastica, incredibile, ma nemmeno di andare a Genova a giocare contro una Sampdoria disastrata, facendo toccare 80 palloni ai centrocampisti, facendo toccare 9 palloni a Vlahovic, non creando occasioni da gol e non andando veramente, veramente lì per vincere. Perché non si è andati per vincere. Non si è andati per vincere. E quindi Allegri, se non vuole diventare il più grande problema della Juventus, deve diventare la soluzione. Perché sennò la Juventus deve cambiare allenatore. Semplicemente. Perché non può andare avanti così la storia. La Juventus non può anno dopo anno andare peggio. E allora Massimiliano Allegri inizia a fare l'allenatore della Juventus, che significa fare un passo indietro rispetto alle convinzioni personali e fare un passo avanti verso quello che è il calcio di oggi e non quello che funzionava 6, 7, 8 anni fa, non quello che si pensava potesse funzionare ancora oggi, non quello che non ha funzionato l'anno scorso, ma quello che deve funzionare quest'anno, perché sono delle cose completamente differenti. E questa è l'essenza dell'Allegri Ball, del calcio è semplice, un assunto povero intellettualmente, una proposta non più al passo con i tempi, ed in fondo lo stesso tecnico a sconfessarsi nel post partita in una gara in cui il centravanti della squadra nel primo tempo aveva toccato meno di 2 portieri, 3 nei primi 45 minuti, 9 in tutto al fischio finale, con un iaconico primo commento: non abbiamo preso gol per 2 partite, come se sopravvivere a Sassuolo e Sampdoria equivalga a farlo a Bayern Monaco e Manchester City. Ecco, anche questo, io sono il primo contento di non prendere gol. L'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto. Per me la fase difensiva in una grande squadra deve esserci. Non può non esserci la fase difensiva in una grande squadra. Senza la fase difensiva non puoi raggiungere alti livelli. Ma non può mancare la fase offensiva. Non può mancare la fase di transizione. Non possono mancare queste cose. Non puoi fidarti solamente al calcio da fermo. Il calcio da fermo è uno strumento utilissimo per sbloccare la partita. Il cross è uno strumento utilissimo per sbloccare la partita, però non puoi non passare per il centrocampo, non puoi chiedere alla squadra di non giocare il pallone, non puoi avere il 53-54% di possesso palla, ma il 74% nella tua metà campo girando palla solo sui centrali, non puoi, perché questo va al di là di quello che si sta cercando di fare. Cioè, devo davvero credere che la Juventus sia andata a Genova spaventata dalla Sampdoria perché aveva fuori Chiesa, Pogba e Di Maria, e che la rosa è incompleta e che il mercato non è concluso? Devo pensare che sia stato fatto un possesso a palla sterile per paura di prendere delle imbucate dalla Sampdoria che aveva perso 2-0 con l'Atalanta? Devo avere questo pensiero, perché questo mi viene a pensare che la Juventus ieri abbia avuto paura della Sampdoria, fin troppo rispetto. Io sono il primo a dire che bisogna rispettare le squadre, ma in un certo contesto. Non mi sogno di andare al Bernabeu a palleggiare in faccia al Real Madrid cercando di rifilargli 5 gol, ma non mi aspetto neanche di andare a Genova per difendermi col possesso palla nella mia metà campo, perché sennò stiamo veramente parlando di due cose differenti e non ha senso pensare di ragionare, come si diceva l'anno scorso, sul tornare a vincere l'anno successivo.
o del provare a vincere quest'anno, perché così non si sta provando a vincere. Assolutamente no, non è questo. Perché poi il problema di fondo è davvero tutto lì. Cosa vuol fare la Juventus? Cosa vuol diventare nel suo futuro? Un'industria calcistica di intrattenimento degna dei top club europei o una provinciale d'Europa? Se la risposta alla prima opzione della direzione Allegri è ormai palesemente incompatibili per tempi e filosofia applicata al calcio. E non è un caso che il tecnico livornese fosse rimasto a piedi in un arco temporale di 2 anni in cui, nonostante un palmarès da fenomeno, da vincente assoluto, nessuna big d'Europa che si è ritrovata a cambiare allenatore negli ultimi 2 anni, Bayern Monaco, PSG, Real Madrid, Barcellona, United, Tottenham, fosse andata a suonare alla sua porta e l'abbia ingaggiato sul serio, al di là di qualche gossip che appunto resta tale, mero gossip. Ok, infatti io sono assolutamente dell'idea che sia necessario far parlare i fatti. E Allegri, dopo la Juventus, è tornato alla Juventus, basta. Cosa vuol fare la Juve? Io non credo che oggi la Juve possa pensare di diventare un top club di intrattenimento. Non può diventare un'industria calcistica di intrattenimento, ma nemmeno una provinciale d'Europa. Ma ci deve essere una via di mezzo. Io qua sono arrabbiato perché tante volte si dice che lo scudetto non serve più a niente. Come se farsi prendere per il culo, scusate, ma farsi prendere per il culo in Italia sia diventato qualcosa di bello. È bello farsi prendere per il culo in Italia? È bello sentire che i tifosi della Sampdoria rosicano perché hanno preso una traversa che poteva diventare il gol dell'1-0 in una gara in cui noi non saremmo mai riusciti a buttare dentro il pallone? Perché se per voi questo è divertente ed è bello ed è importante soltanto pensare alla Champions, io qua alzo le mani. Io qua alzo le mani. Non ha più senso. Quindi è impossibile puntare alla luna quando tu nemmeno cammini sulla terra. Imparerai a camminare prima che a correre. E Allegri in Italia non può vincere? O perlomeno, la metto su un altro binario, non può pensare di provare a vincere perché non ha Pogba, Di Maria, Chiesa, perché la rosa è incompleta? Allegri in Italia ha vinto, sa come si fa. Sa come si fa, vero? Perché la grande forza di Allegri era la gestione della partita, la lettura della partita, utilizzare i cambi nei momenti giusti, tutte cose che l'anno scorso sono passate, non dico in secondo, in terzo, in quarto, in quinto piano, non le abbiamo mai viste fare queste cose da Allegri. Allora Allegri riparte da queste cose in cui è sempre stato bravo e queste cose che hanno sempre portato dei punti alla Juventus, nell'intuizione, non nel dominare la partita in lungo e in largo, ma nemmeno passarsi la palla tra i centrali per tutto il tempo, perché sennò non ha veramente senso. Se la risposta è invece la seconda opzione, ovvero una Juve ridimensionata alle ambizioni, resta in ogni caso un problema, perché se è vero che nella rosa bianconera qualche lacuna c'è e come, altrettanto lo è da una formazione in cui sono presenti giocatori del calibro tecnico di Bonucci, Locatelli, Danilo, Cuadrado, Kostic, Vlahovic, in cui si è visto un Chiesa e in passato un Dybala, in cui si troveranno a giocare Pogba e Di Maria, è lecito aspettarsi di più. Attenzione, un di più che non significhi affidarsi alla giocata del singolo, alla giornata del campione, non so più leggere. Un di più che prevede una proposta di gioco al passo con i tempi, un'integrazione armoniosa tra idee, schemi e massimizzazione delle qualità tecniche a disposizione, che ci sono e come. Perché la Juventus non è così scarsa come qualcuno vuol farci credere. Un concetto, insomma, che va al di là del mero cortumusismo. Un qualcosa che Massimiliano Allegri fino a qui ha dimostrato di non saper fare. Allegri non ragiona per schemi. Io non ne posso più di sentire che Allegri debba fare degli schemi. Non lo fa. È un allenatore che ragiona per principi, per libertà assolute. Non ragiona per schemi. Non dice che la palla deve girare da qui a lì. Dà molta libertà ai calciatori. Cerca di responsabilizzare tanto i calciatori. E quando si vinceva in passato questa cosa era evidente, perché le squadre di Allegri sapevano cosa dovevano fare. Poteva giocare un giocatore piuttosto che un altro, che non cambiava la sostanza, perché la Juve sapeva cosa doveva fare. L'anno scorso la Juve non ha mai saputo cosa doveva fare. Non l'ha mai saputo. Io non posso guardare una partita della Juventus che gioca in difesa, che ci sta a giocare in difesa, ma se mi recupera palla poi non mi parte ai 100 all'ora verso la porta avversaria. Non può esistere. Non può esistere che tu recuperi palla in una posizione magari messa bene e ritorni indietro per cercare di rimettere fuori causa la difesa della Sampdoria, che intanto si è rimessa a posto. Dico la Sampdoria perché è l'ultima partita. Io voglio una Juventus che se gioca in difesa mi riparte ai 1000 all'ora, che mi sfrutta gli esterni, che utilizza i centrocampisti per cambiare lato. Non una Juventus che mi porta i centrocampisti vicino all'attaccante, lanci lungo sull'attaccante sperando in una sponda di testa per fare entrare uno dei due, delle due mezze ali.
non esiste. Cioè, allora siamo sempre alla giornata in cui Vlahovic deve lottare con l'ultimo difensore per fare entrare uno degli altri e sperare che poi le mezze ali che entrino abbia la possibilità di far gol. Ragazzi, così diventa difficile. Così diventa difficile. Io credo che ci sia una bella via di mezzo tra quello che abbiamo letto. È un articolo sicuramente con degli spunti di riflessione interessanti, ma che forse va un po' troppo oltre. Come è vero che Allegri è rimasto probabilmente a un calcio antico di 3-4 anni fa, allora probabilmente anche l'autore dell'articolo è rimasto a una concezione di Juventus di 3-4 anni fa. Perché la Juventus non è più la Juventus che va a acquistare Ronaldo, non è più la Juventus che va a acquistare De Ligt, è la Juventus che va a acquistare Pogba e Di Maria a parametro zero sui 30 anni. È una Juventus che oggi non ha più quella possibilità di spesa e lo dimostra un mercato fatto unicamente sulla cessione di De Ligt. Noi oggi non siamo una big europea, togliamocelo dalla testa. Non possiamo vivere pensando di essere ancora una big europea quando non riusciamo a far male alla Sampdoria, perché noi stessi non vogliamo far male alla Sampdoria. Non possiamo essere una big europea in un campionato scarso, perdonatemelo, come quello della Serie A in cui arriviamo quarti per 2 anni di fila. Non possiamo nemmeno considerarci una big nel campionato italiano se arriviamo per 2 anni quarti e l'anno scorso non vinciamo nemmeno una coppa, perdendo 2 finali. Non possiamo considerarci niente di questo. E allora un passo indietro Allegri, perché da diventare una soluzione a diventare il problema poi il passo è corto. E io lo ribadisco, questo è l'anno della decisione se andare avanti o non andare avanti con Massimiliano Allegri. E attenzione che col mondiale di mezzo e in caso di Juventus che magari potrà andare male, ma davvero tanto male, secondo me delle riflessioni le faranno. Dipende dalla condizione con cui arriva il mondiale. Se arrivi veramente lontano alle posizioni alte, fai un brutto girone di Champions, io credo che la Juve un ragionamento su Allegri possa farlo anche ben prima del finale della stagione. Sono dell'idea che comunque concluderà l'anno, perché comunque basti guardare un po' quello che è successo anche negli anni scorsi quando poi ci sono stati gli esoneri, si è sempre arrivati alla fine dell'anno. Però attenzione che le chance sono finite e da soluzione a problema il passo è corto e passa dal campo e passa da Allegri, perché la Juve ha bisogno di Allegri. Ricordiamocelo, perché Allegri è l'allenatore della Juventus e la Juventus ha bisogno di un allenatore in questo momento. E allora Massimiliano Allegri si dimostri di essere l'allenatore giusto per guidare la Juventus e meritevole di guadagnare quello stipendio e non più una sbiadita figura di quello che è stato in passato vivendo di ricordi.